Amici e amiche di Volon Wright, buongiorno, siamo con Corrado Iozzelli, presidente della CIDOS Piemonte. La CIDOS ha supportato insomma, l'organizzazione del convegno di oggi della SINFER, tenutosi al Castello del Valentino. Volevamo chiederle di cosa si occupa la CIDOS e qual è il significato di questo supporto insomma, nell'organizzazione e anche della presenza insomma, della CIDOS. Certo. Noi siamo la CIDOS, l'associazione più rappresentativa in Piemonte e Val d'Aosta di aziende ortopediche, dove all'interno la professione del tecnico ortopedico è fondamentale e soprattutto in una giornata come questa dedicata alla riabilitazione e dove è emerso in più relazioni che è importante che il medico fisiatra sia in team con altre discipline, con altre professioni sanitarie ed è per questo del nostro invito, perché noi siamo fondamentali nel progetto della riabilitazione, facciamo una parte importante insieme a quella del fisioterapista, insieme a quella dell'infermiere e a capo quella del medico fisiatra. E sono molto felice che è venuto fuori più volte questa volontà di far partecipare anche altre discipline sanitarie. Quindi sì, la necessità della multidisciplinarietà è chiaramente palese e sicuramente insomma, anche gli interventi del convegno di oggi lo dimostrano. Per quanto vi riguarda nello specifico, non so, forse un po' un bias mio, però forse siete quelli più vicini alle nuove tecnologie? Avete più prospettive in in quest'area qua? Sì, noi siamo in continua evoluzione perché siamo legati alle aziende, abbiamo aziende di informatica, si parla tanto di robotizzazione, ma dietro c'è comunque fondamentale la parte dell'uomo, quindi della professione del tecnico ortopedico. E nella riabilitazione facciamo una parte veramente importante, proprio perché se si parla di riabilitazione si parla anche di tecnico ortopedico. Okay. Grazie, la ringrazio, buon lavoro.